E lì c'è il volere degli ebrei di fare una guerra religiosa. Gli ebrei contano fino a un certo punto. Poi la cosa pure che mi ha fatto riflettere, alcune interviste che sono state fatte da questi che vengono con i barconi dalla Libia e da altre località africane del Nord Africa. Praticamente prima di farli imbarcare, se gli chiedono già dei tatuaggi con le croci, le cose, gli dicono subito: tu in chi credi? Se quello già ha delle cose, gli sprendere gli sparano in testa. Se lui ha già delle titubanze. Ma sì, va bene. Sono situazioni contingenti, ma questo ci deve far pensare. Grandi sono movimenti sociali. Non puoi generalizzare. Quella è sicuramente una evidenza chiara e anche vera di quello che dici, ma non è. Ma che stai filmando? Sì, sto filmando. Quindi torniamo a Pio IX. Torniamo a Bomba. Allora abbiamo visto Pio IX, una prima parte. Sta filmando. E gioco forza che io dica certe cose. Ricapitoliamo. Vai. È nativo, sta registrando. Il nostro punto di vista non può che essere italiano. Ripeto, il nostro punto di vista non può che essere italiano. Dalla situazione internazionale noi ricaviamo oggi che ci sono dei problemi che coinvolgono tutto il mondo, a cominciare dall'Australia, dove tutto quello che appare relativamente a questi strani incendi è realmente voluto. Allora noi ci dobbiamo chiedere perché in Australia certe forze politiche vogliono che in certi ambienti. Ma gli incendi servono a molte cose, eh? Ah, moltissimo, anche ammazzare degli animali. E in certi ambienti ci siano gli incendi, in altri ambienti no. Perché la cosa interessante dell'Australia è che questo è un paese enorme. Dove gli incendi si sviluppano solo in una parte sola. Ma detto questo, ritorniamo al discorso fondamentale. Il discorso fondamentale, quello che io stavo sostenendo prima e che qui voglio continuare a sostenere. Sì, ma spiegalo, perché prima non registravamo. La linea politica di ogni Stato, nel momento in cui tu, forza politica, per una ragione o per l'altra, riesci ad adire alle regole fondamentali che regolano le linee politiche o geopolitiche di uno Stato, devi sapere quali sono gli elementi fondamentali che da questo punto di vista devono essere presi in considerazione. Ogni Stato ha le sue proiezioni geopolitiche. Queste devono essere rispettate, che fanno parte anche da parte di personaggi assolutamente inventati come Gigino Di Maio. È un'apparizione, io lo vedrei molto bene. È una visione, direbbe. Sì, è un'apparizione. Lo vedrei molto bene in un famoso film. Uomini e topi. No, no, magari. Ma qui è più uomini e donne, per esempio. Lo vedrei molto bene in un famoso film intitolato Il fantasma dell'opera. Ha citato uno dei nomi sacri dei film sacri del cinema. Del cinema. Il fantasma dell'opera. Vabbè. Allora. Detto questo, ci sono delle linee guida della strategia geopolitica di ogni Stato che devono essere rispettate. Se tu non le rispetti, sei uno stronzo qualsiasi. Oppure, alternativamente,
fai finta di essere uno stronzo perché chi ti controlla è qualcuno che conosce quello che deve fare. Nel caso particolare è chiaro che uno personaggio di valore zero, perché magari potessimo paragonare Gigino Di Maio a Pinocchio, che è una persona seria. Questi personaggi sono manovrati da chi di dovere. Nel caso no, io mi sono domandato, come mai uno che scrive una novella come fiaba, diciamo così, come quella di Pinocchio, si chiama Collodi? No, si è preso il nome della città. A Lombara. Ha il suo nome, Collodi. Come ha mai? Preso il nome della città di cui è nativo. Perché uno dovrebbe prendere il nome di una città? Ma nel caso particolare non lo riterrei determinante. Beh, vabbè, insomma, uno che cita uno pseudonimo non mi fa mai gran bella figura. Sì, però il valore sostanziale dell'opera Pinocchio, che è un'opera essenziale nella storia dell'umanità, e da questo punto di vista dobbiamo essere tutti d'accordo, perché descrive non solo il rapporto dell'individuo nei confronti del potere, ma descrive anche il rapporto dell'individuo nei confronti del potere costituito in Italia, che è fondamentale. Da questo punto di vista può anche darsi che tu abbia dei dubbi, peraltro legittimi. Però anche perché, ricordiamoci sempre, a livello di metafora, a livello del ciclo d'oro ed altro, tutti i grandi scrittori in epoca di ritrosia psicologica nei confronti del potere, per avere paura, avendo paura del potere, che cosa hanno fatto? Hanno scritto sotto pseudonimo in forma di allegoria, e quello è sotto pseudonimo e forma di allegoria contemporaneamente. E il ciclo d'oro è del 1600 spagnolo, dove loro signori avevano il controllo dell'importazione dell'oro. No, ma soprattutto c'era la grande inquisizione, ricordiamoci sempre. Avendo loro il controllo dell'importazione dell'oro, non potevano che inquisire chi? Gli eretici di qualunque genia. Oh, l'importante è vedere qual è l'eresia, perché lì il punto essenziale. Qual è l'eresia vera? Chiaro? Ricordiamoci sempre Costantino il Grande, sempre il quale era il più grande eretico che sia mai esistito. In quanto rispetto a fonda, lo so, in quanto realizzatore della prima grande la cosa di Nicea, oddio, grande rivoluzione culturale, no, non solo rivoluzione culturale, ma vabbè, il congresso di Nicea, non mi viene più il nome, concilio. No. Il congresso di Nicea, che ci lascia perfettamente indifferenti. No, perché lui da eretico, non credente, non cristiano e quant'altro, ha creato questo incontro a Nicea, dove si è stabilito tutta una serie di regole del cristianesimo. Allora, da un non cristiano. Allora diciamo che il cristianesimo è stato inventato dai non cristiani, no, e mi pare che sia logico. Ricordiamoci una cosa ancora, che fino al 293 l'imperatore era il primo dio dell'impero. Dal che tu mi confermi un dato irreprensibile, che il simbolo della croce, essendo simbolo imperiale, ha sostituito il precedente simbolo dei pesci del cristianesimo, che era il simbolo dei pesci, per cui tutto il resto, la poesia,
che è stata creata attorno alla croce aveva il semplice... No, ricordiamoci che poi le croci che si usavano per crocifiggere erano le croci di Sant'Andrea, non le croci romane. Quindi anche lì, insomma, ci sarebbe da aggiungere molto. Torniamo al discorso di Pio IX. È importante ricordare come tutti questi aspetti del potere hanno un unico referente, che è il potere stesso, va bene? Torniamo al discorso di allora, ritorniamo al discorso di Pio IX. Del discorso, del discursus, diciamo, della deriva del comportamento di Pio IX nel corso degli anni, partendo dal discorso originario di supporto e alleanza e condivisione degli intenti originari della riunificazione italiana di prima del 1848 e poi le successive fasi, diciamo, contrarie a questo tipo di progetto. I grandi scrittori relativi all'unificazione nazionale italiana erano tutti cattolici. L'ho detto prima e lo ripeto adesso. Rosbini, Gioberti, Balbo, tutti prevedevano l'unificazione. Lo stesso Silvio Pellico, ricordiamocelo bene. Tutti prevedevano l'unificazione nazionale italiana come federazione di stati. Essenziale il concetto. Attenzione, che stati che esistono tuttora, perché se c'è qualcuno che pensa che in Italia non esistano i vecchi stati creati da Napoleone prima ancora che dal congresso di Vienna, ricordiamoci che la grande mente, le grandi menti della storia sono grandi menti che capitano una volta nel 300-400 anni. Napoleone l'aveva pensata tutta, gli altri non hanno potuto fare altro che adeguarsi. Ricordiamocelo bene, che Robespierre e Napoleone erano compagni di collegio degli abati del collegio, oddio non mi ricordo più il nome del collegio. È meglio che non lo dici. Comunque perché erano preti e furono studiarono legge, no, per preti cui no, Robespierre diventò avvocato. C'erano molto vicini, è meglio che non lo diciamo. Perché se no vedremmo come è molto interessante l'influenza della Chiesa. L'interferenza della Chiesa nella formazione mentale, culturale e politica delle persone rivoluzionarie. Il contrasto, il conflitto logico che appare, il rifiuto della condivisione di menzogne assolutamente insostenibili, che poi provoca il ricondizionamento autogeno degli individui che hanno un cervello, come Napoleone. Ricordiamoci che Napoleone era toscano. Di Ajaccio. Il padre, no, Ajaccio non era in Toscana. Lo so che non era in Toscana, ma un toscano di Ajaccio che è toscano. Ricordiamocelo sempre. Il padre di Napoleone era toscano, che si era trasferito. Ma in Toscana agivano alcune scuole religiose estremamente interessanti. Noi non dobbiamo, molto importanti. Noi non dobbiamo soffermarci da tutto questo punto di vista, perché è veramente entrare nel merito di sottilissime valutazioni che la scuola normale di Pisa prende piede da un'abbazia. Ricordiamocelo sempre, anche la scuola normale di Pisa. Cari signori che ci state ascoltando, dovete sempre tenere presente della tradizione per potervene liberare. Se non tenete conto della tradizione non ve la potete liberare.
È tutto lì la questione. Gli alunni e i discepoli devono sempre uccidere il maestro, altrimenti non c'è evoluzione. E questa è una realtà fondamentale. Non resta altro che da dire. No, c'è da dire. Perché nell'uccisione del maestro c'è la morte per assassinio di Giovanni Gentile. Anche. Oh, parliamo quindi, arriviamo a Giovanni Gentile. Allora, parliamo di Pio IX che, abdicando alla sua vocazione iniziale, diventa il più feroce nemico antagonista di Savoia. Fino alla della morte di Savoia c'entrano relativamente. Vabbè, alla massoneria inglese, diciamo così. Ma relativamente anche quello. E allora che? Diventano antagonisti della loro non avvenuta, non avvenuto riconoscimento di leadership culturale, filosofica e politica italiana. No? Dobbiamo analizzare i fatti. Quando nel 1870 arrivano i piemontesi a Roma, che succede? Si tratta preventivamente la breccia di Portavia, che viene contrattata per tempo, giustamente, perché, come si dice, il grande Vale doveva risultare che era una conquista mentre era un concordato preventivo, concordato preventivo. Tant'è vero che un povero tenente colonnello dei bersaglieri, Cialtronaccio, poverino, carne da macello, appunto, insieme a 23 altri audaci, ricordiamo, audacissimi, 23, mentre si alzi in piedi per dire eravamo rimasti d'accordo che avreste smesso di sparare, l'hanno sparato. Ma perché? Perché lor signori che gestivano la politica del Vaticano si erano dimenticati gli accordi di avvisare, secondo cui doveva essere alzato un grande vessillo bianco, niente meno che su San Pietro. Allora loro non riuscivano più a trovare un lenzuolo bianco e allora questi continuavano a sparare, questi qua. No, la stessa storia è quella che accade a Giuseppe Garibaldi quando approdò a Villa Glori, ricordiamocelo, è troppo bella pure quella scena. Quella è una cosa gravissima, ma non c'è Garibaldi a Villa Glori. E chi erano? I fratelli Cairoli si trovarono a Villa Glori, poi trasformata dal grande poeta Pascarella in Villa Gloria, dove a un certo punto chi ci arriva ad abitare? Loro erano arrivati lì perché volevano entrare in Roma e invece furono intercettati dalle truppe papaline e morì. E giù botte. E morì, ma morì solo Enrico Garibaldi. Morì solo Enrico Cairoli, mi pare Enrico. Sì, e le cose stanno così. Allora, aspetta, andiamo avanti nel proseguo degli anni. Arrivano a Villa Glori, vengono suscitati, muoiono alcuni, gli altri si ritirano. Perché era un'avanguardia. Dopodiché abbiamo la tragedia di Mentana, perché loro erano l'avanguardia di Mentana. Delle milizie al comando di Garibaldi. E non era qualcosa da ridere. Era una colonna di 5.000 uomini circa. Perché Garibaldi
ben sapendo che ci c'erano in corso degli accordi coi francesi, coi francesi, ma col papato, da parte del governo italiano, tentava di rompere questi accordi creando una rivoluzione interna. Ricordiamo che l'unità d'Italia in realtà già nel 61, nel 1861 era già stata in parte realizzata, e mancava al completamento dell'Italia lo Stato del Vaticano. Certamente. Ecco, quindi lo scenario era quello, ecco, per dire a chi ha sì, tanto per dire che gli accordi erano su una base del conservatorismo, perché l'unità nazionale italiana era fatta sulla base del conservatorismo. Vale a dire di conservare tutti gli elementi essenziali del governo. Quindi gli accordi tra il potere clericale e la massoneria erano sulla base del conservatorismo che Garibaldi voleva cercare in qualche modo di rompere. Questa è la ragione vera. No, questo va detto in favore e in considerazione del fatto che ci sono i meridionalisti che affermano che Garibaldi era un delinquente. E che sono dei testa di cazzo dal punto di vista strutturale più ancora mentale che culturale. I meridionalisti, come io ho dimostrato più di una volta, sono vittime di una struttura ideologica culturale che è interessata a interferire nei processi trasformativi dell'Italia, che non hanno niente a che vedere con il meridionalismo. Cioè il meridionalismo va sostenuto e come dire aiutato nella misura in cui rinuncia a queste rivendicazioni neoborboniche. È tutto lì la faccenda. No, diciamo che fanno assurgere i Borboni al ruolo di grandi protettori della cultura meridionalista, che in realtà non era affatto, come assolutamente falso, come dimostrano tutta una serie di può fare in Italia una politica meridionalista molto importante, a patto che si rinunci a queste rivendicazioni borboniche che non servono a niente, perché i Borboni non hanno dato niente e non daranno niente. No, ricordiamoci che i Borboni in realtà erano degli occupanti abusivi, in quanto erano subentrati agli Angioini e poi agli Aragonesi senza avere nessuna competenza e nessun merito. Ricordiamocelo bene, i Borboni facevano parte di quella dinastia europea estesa attraverso i maritaggi e le varie eredità e quant'altro, che hanno portato l'Europa a quella inossidabilità assoluta che poi ha portato obbligatoriamente alla rivoluzione francese. Qualora qualche Borbone, di cui non ricordo l'esistenza, potesse rivendicare qualcosa, quella rivendicazione è falsa. Allora è inutile. No, no, i Borboni ci sono attraverso gli Elkan. Altro che questi. Attraverso gli Elkan i Borboni ci sono. I Caracciolo. I Borboni ci sono sempre. Ma è molto improbabile che i Borboni rientrino al governo di una della Francia, che al momento è gestita dai Rothschild, che comunque sono cugini dei Borboni, non ce lo ricordiamo mai, anche lì, e che questi non credo abbiano la voglia, visto che sono pretendenti al trono di Francia, lo fanno con l'utilizzo delle terze persone, delle quarte persone, lo fanno ugualmente.
Non ricordarti mai. Non ci interessa. In ogni caso, queste persone non ci interessano. In ogni caso, per tornare a Pio Nono, Pio Nono finalmente morse. Alla fine dei giochi. Sì, vabbè, ma il gioco è stato tutto centrato su quel personaggio. Perché dopo... Ma lui è stato un personaggio focale, su questo non c'è ombra di dubbio. È stato, diciamo, il punto di riferimento di tutta la vicenda del risorgimento italiano. E questo non viene mai menzionato, non viene mai menzionato. Invece è un personaggio chiave, assolutamente. Così come nessuno finora dei tanti scrittori relativi al Risorgimento nazionale si è premurato di ricordare alcuni aspetti fondamentali del pensiero unitario nazionale, che sono tutti di cattolici, che prevedevano una federazione di stati nazionali preunitari. Allora, o confederazione meglio. Se noi andassimo al potere, noi ci riferiremmo, e lo dico subito con la massima tranquillità, alla visione federale unitaria europea di Mazzini. Esattamente. Ragione per cui all'interno della federazione europea pensata da Mazzini possiamo anche inserire una federazione di stati nazionali italiani pensata da Pio Nono attraverso, certo, i vari non Giovelli, l'Italia come singolo, Balbo, Gioventi, come singolo istituto, ma una serie di stati italiani, certo. Lo stesso vale per esempio per gli stati tedeschi, esatto, o austriaci. Quindi noi che cosa vogliamo? Quando qualcuno dice, ma voi perché fate questa critica? Noi la facciamo perché sappiamo cosa vogliamo. Noi vogliamo un'Europa federale. E all'interno dell'Europa federale delle mie nazionali vogliamo un'Italia federale, un'Austria federale, una Germania federale e altre federazioni relative a, ecco, ad esempio un Belgio federale, un'Olanda federale, una Spagna federale. Federale, spero, vabbè, spero vivamente che questo quella servizio viene, questo servizio di oggi lo vede un certo architetto che parla di federalismo in Italia. Anche. No, perché a questo punto di polemica. Gli spagnoli sono quelli che stanno più avanti di tutti. Gli spagnoli sono quelli più avanzati da questo punto della federazione, come dimostra... Per arrivare poi all'inizio del 1900, attraverso l'istituzione dei parlamenti nazionali, in cui De Pretis e tutti gli altri hanno avuto modo di operare, si è creato nel 1911 la tensione con la Turchia, per cui l'Italia è intervenuta contro l'impero ottomano per liberare, cosiddetto, diciamo, liberazione, le cosiddette liberazioni, no? Ci hanno liberato pure a noi, no? Certo. Hanno liberato la Libia dall'impero ottomano, no? La Tripolitania, certo, e la Cirenaica per l'esattezza, più altre due o tre regioni che non ricordo più. Esattamente. E adesso, guarda caso, passati 80-100 anni o anche 120, che cosa succede? L'esatto il contrario, come dicevo una volta, l'incontrario, no? Esatto. E quindi, guarda caso, quello che era una zona di influenza assoluta italiana, assoluta, non... No, no, zona di influenza naturale voluta dalla geopolitica, ma per una serie di motivi di vicinanza, di comunanza, di fratellanza di ogni genere. La Libia è il quarto confine italiano, no, la quarta sponda. Beh, chiama la sponda, chiama il confine, è la stessa. La quarta sponda è sempre stata la nostra quarta sponda. Esatto. I nostri interlocutori sono sempre stati libici, esatto, sempre. In ogni epoca, il granaio di Roma era la Libia,
Beh, la Libia e le zone circostanti. Vabbè, però la Libia, diciamo, esattamente, il leone libico. Esattamente. Quindi qui rientriamo nell'ambito della grande geopolitica, all'interno della quale a questo punto chiudiamo il nostro discorso. Andremo troppo lontano. Però ecco, per arrivare poi a una conclusione, diciamo, più consolidata, avere oggi un intervento della Turchia nei confronti della Libia è veramente qualcosa di incomprensibile, inaccettabile. Non è incomprensibile, è naturale. Ma è inaccettabile. Perché noi, i nostri nonni sono morti in Libia, non ce lo ricordiamo mai. Se noi non avessimo un governo di cialtroni, avremmo un governo di persone che farebbe valutare i propri interessi relativamente alla Libia. Ricordiamoci, gli investimenti italiani nell'estrazione del petrolio e nel controllo e distribuzione dell'acqua pura, vergine, ritrovata sotto il deserto del Sahara, milioni di chilometri quadrati, qualche centinaio di chilometri quadrati di acqua pura per dissetare la Tripolitania e la Siria, con delle condutture di doppia conduttura di 5 metri di sezione ognuna, 5 metri quadri di sezione ognuna, che sono andate a puttane nella guerra sono del 2011. Dai francesi, ricordiamocela, quella era un'opera ciclopica italiana e libica. È chiaro. Che avrebbe dato grande linfa vitale al nuovo risorgimento libico con la lira libica. Con la lira libica. Non solo libico, ma interamente africana, della Federazione dei Popoli Africani. Ecco, avrebbe dato finalmente il recupero del discorso interrotto fra l'Italia e l'Africa, che è sempre esistito. Certamente. Bene, con questo solo la chiudiamo una volta per tutte. Solo.